Una volta pensavo che fosse i poeti sono inarrivabili, quando quella volta che ho visto per la prima volta Ungaretti, io ho avuto un momento, gli ho guardato le scarpe per vedere se toccava terra, perché avevo un'impressione, sai, come i cuscini d'aria delle ferrovie giapponesi, no? Avevo l'impressione che non dovesse proprio abbassarsi a toccare il pavimento. Ma sono cose che poi passano, se quello sono, sanno ricevere, guardare in faccia alla gente, tutto qui il problema. Posso chiederle un'altra cosa, forse un po' più astratta. Perché secondo lei, professoressa, oggi il culto del bello e il senso estetico è così basso? Perché nessuno lo insegna. Ora, c'è chi ha l'intelligenza di inventarsi tutto, compresi i maestri che non ha avuto, e c'è chi non ce l'ha. Dell'euforia generale, delle speranze, il 45, 46, 47. La voglia di rivincita, insomma. Ecco, è quel momento in cui tutto sembrava possibile. No? Adesso, non che Mussolini fosse un disastro così assoluto, perché poco per volta poi si riscopre anche quello che lui ha fatto di positivo. Però, a forza di sentir dire, siamo liberi, non c'è più il dittatore, non c'è qui. Che se poi questa dittatura si paragona a quella della Germania, hai visto la piccola differenza. Non l'ho abbastanza studiata a fondo. Ci pensavo proprio oggi a proposito della Gelmini, di una certa... Non lo so, io vedo come massimo fatto negativo che la poesia e la letteratura sono messe all'ultimo posto, al solito. Anche oggi l'editore, lei come lo vede? Ma sa, c'è una parte, direi addirittura al 50% che è inquinata, nel senso che pagando si ottiene tutto. Ecco, pagando si ottiene tutto. E questa è una cosa molto grave, perché si porta via spazio visibile agli altri, no? E poi questa illusione di pagarsi un libretto, io ne ricevo a chili di questi editori che mi mandano tutti questi libri spaventosi proprio, dai delle false speranze all'autore e inganni il pubblico, perché un pubblico più ingenuo non sa scegliere, non c'è più la critica. Esatto. Una volta uno, io sono appunto di Torino, dicevo, si leggeva La Stampa, tutti i giorni c'era l'Elzeviro in terza pagina, quello era un faro per noi. Perché Cecchi si era occupato di questo, De Roberti si era occupato di quell'altro, De Benedetti si era occupato del Solmi, si era occupato di quell'altro, no? Per non parlare di Gobetti, poi dopo questi piccoli editori che poi ha scoperto Orsini Seppia semplicemente, no? Dopo non è più la stessa cosa. Adesso oggi bisogna andarla a cercare. Non è credibile, non c'è un filo di interesse. Nella commedia, per modesta che fosse, tu avevi un'idea centrale, no? Una piccola idea centrale. Lui ama lei, ma lei non ne vuole sapere, vuoi vedere come va a finire. Ma lì non c'è nemmeno una conclusione logica o sentimentale. Certo. Ci sono soltanto dei casi, economica, degli incontri, delle curiosità. Perché? Perché non pensano. Ma non sarà. È successo nel 55 di ritorno, ecco, quando lui mi ha fatto questa cosa. Io ero stato in America, avevo avuto una borsa di studio di Kissinger all'università Harvard e mi sono fermata a Parigi e con un mio amico arabo siamo andati a Aix-en-Provence, dove lui aveva affittato lo studio di quello che abbiamo nominato, di Renoir. E allora siamo andati lì e ogni giorno andavamo a vedere qualcosa dei dintorni, eh? Un ruggero importante, un castello medievale, una biblioteca. Sono stata lì 7 giorni con lui e un giorno lui mi ha detto, dice, sai che facciamo oggi? Andiamo a trovare Picasso. Io sono scoppiata a ridere, perché Picasso in quel momento era l'uomo più importante del mondo, inseguito da schiere di giornalisti, di fotografi. Gli rompevano talmente le scatole a Parigi che lui è venuto in questa
in questo capannone che aveva Vallory in Provenza, dove non faceva, si faceva qualche quadro, ma soprattutto le ceramiche. Sai, faceva, ha fatto centinaia di ceramiche. Allora io mi sono messa a ridere, dico, sarebbe una bella idea. Lui dice, ma davvero? Dice, guarda, non ci vuole molto, c'è la corriera che ci porta da Aix a Vallory, andiamo a trovare Picasso. Allora andiamo, ma non ci credeva, passo una cosa del genere. Lui invece con aria ispirata, prendendo sulla cravatta, dice, Rubens è il più grande di tutti. Ma avesse detto Allah è il più grande di tutti, l'avrei capita, ma Rubens, francamente, non so proprio come sia venuto fuori. Poi ci mettiamo a parlare, del più del meno, sempre lui con la cravattina lì intorno, e siamo stati lì una buona mezz'ora. Ma c'erano dei cartoni in imballaggio per terra. Allora lui ha preso un carbone, un carboncino, non so, e mi ha fatto quel ritrattino lì. Se io questo finge di prendere Picasso, ma prende meno. Sì, sì. C'è Renzo, quando fugge da Milano, no? Che si ubriaca e straparla, e allora guarda gli avventori dell'Osteria e dice, certe volte sono poeta anch'io.